Ciao ragazze, in questo video vi faccio vedere gli acquisti romani fatti durante il weekend appena passato, quindi 1, 2, 3 e 31 giugno-luglio. Detto al contrario, comunque iniziamo. Vi faccio vedere prima le cose riguardanti il make-up, smalti, queste cosine così, in modo che poi tutti i vestiti ve li faccio vedere alla fine e chi vuole magari metto il minutaggio da qualche parte e va a vedere magari direttamente i vestiti. Insomma, dividerò il video così. Allora, sono stata appunto a Roma con un po' di amici. Quindi quando è stato? Venerdì. Tra venerdì e sabato ho fatto shopping. Allora, venerdì sono entrata prima di tutto alla Kiko, dato che volevo approfittare un po' dell'offerta sugli smalti. A dir la verità cercavo il blush, quello liquido della collezione, non mi ricordo quale collezione, comunque avete capito, quel blush, quei blush liquidi che facevano parte di una collezione passata. Non li ho trovati e non ho avuto modo di chiedere alle commesse se c'erano ancora e quindi ho preso un po' di smaltini. Allora, questi sono gli smaltini che ho preso. 5, non so contare. Sono questi qui. Bene, iniziamo benissimo il video. Prima di tutto ho preso il giallo per fare dispetto al mio amico che mi ha detto no, non prendere il giallo, è scandaloso. Invece ho preso il giallo, il 279, perché io in realtà ho un giallo, ma è della Essence che devo buttare per via di quello scandalo, che in realtà poi ho talmente tanti smalti che questi smalti comunque li uso una volta all'anno, se tutto va bene. Quindi questo, così come altri, li ho conservati per via dei colori, per cercare appunto dei colori simili. Non sono similissimi, nel senso che questo è leggermente più chiaro, però volevo comunque uno smalto giallo. Dicevo, il 200, il 279 e poi a fine, e poi vi faccio vedere tutti gli swatch. Poi ho preso un altro smalto di un altro colore che avevo già ed è questo qui, il 343. Allora, non so perché a me è più verde smeraldo, non so perché a voi esce così. Comunque, 343, l'ho preso perché io ho questo smaltino della Yes Love, anch'esso non è, in teoria non sarebbe utilizzabile, anche se io l'ho messo una volta perché mi piace da impazzire questo colore. Questo di Kiko è leggermente un tono più scuro, però poi vi faccio vedere gli swatch. Poi ho preso il 339, che è questa specie di carta da zucchero un po' più scura e molto carina questa tinta. E poi ho preso due colori che, se ricordo bene, ha preso anche Lolla e mi erano piaciuti subito perché ero in cerca di smalti verdi e sono questi, queste due tonalità qui, rispettivamente questa scura è la 346 ed è questo verdone qui molto bello. E poi questo verde chiaro, 349. Vi faccio vedere gli swatch. Allora, ecco gli swatch. Quindi c'è questo verde chiaro qui. No, vi faccio lo zoom. C'è questo verde chiaro qui, il verde più scuro. Questa carta da zucchero che tende al lilla. Questo verde smeraldo che è identico praticamente a questo della Yes Love, quindi sono strafelice di averlo preso.
E poi c'è il giallo che però è una tonalità più scura rispetto a quello che avevo io della Essence, che però non userò. Davvero molto, ma molto carini questi smalti e questi sono tutti una passata, quindi devo dire che la Kiko mi sta piacendo, ecco. Io non ho tanti smalti Kiko, anche perché non avendocela e non ho appunto la possibilità di acquistarli, anche perché sul sito molto spesso i colori sono un po' sfalsati e in ogni caso non mi va di acquistare smalti tramite un sito. Allora, poi quindi da Kiko ho preso solo questi smaltini qui. Sono poi passata da H&M, sì, e ho preso qualche altro smalto. Ho preso questi due smalti qui, che sono poi quelli che indosso. Ups, vabbè, ve li faccio vedere dritti. Questo, che si chiama Orange. E poi, ed è praticamente questo qui, questo colore qui, molto bello. E poi questo rosa qui della collezione di Hello Kitty e si chiama Darling Pink. Ed è praticamente questo rosa qui che però è leggermente perlato. Io pensavo fosse matte. E infatti vi faccio vedere gli swatch. Vedete? È leggermente perlato, non mi piace da impazzire. Infatti, voglio provare a mettere il top coat matte e vedere come cambia. E questo invece poi è l'arancione. Vedete, è un arancione un po' fluo, molto molto bello. Sempre da H&M ho ripreso il concealer. Una ragazza no, su Facebook, sotto un video mi aveva appunto chiesto di quale correttore stessi parlando. E questo qui, non so se l'H&M ha altri correttori, comunque è questo qui nel tubettino semplice. La mia tonalità è la 12 ed è White Sand. E l'ho ripreso perché mi sto trovando benissimo e ringrazio ancora Valentina che me l'ha consigliato. Poi ho preso questo lip gloss Exotic della linea Hello Kitty, a parte il packaging maculato, carinissimo. Sì, si chiama Exotic, c'è solo questo, mi pare. Sì. Ed è praticamente qui. Sembra un nocciola con tutti poi questi glitterini, ma una volta applicato si vedono solo i glitterini. Vi faccio uno swatch. Eccolo qui, vedete, è praticamente incolore. E poi però ci sono tutti questi glitterini rosa e verdi, che mi piacciono tanto. Mi piacciono proprio tanto. Quindi un normalissimo gloss. E sono quanti ml di prodotto? 12 millilitri. Poi vi dico a fine video i prezzi. Sempre da H&M ho preso un body scrub. Il gusto, la fragranza è Coconut and Lime ed è questo qui. Vedete quanto è grande? Sono 200 millilitri, checata che non sono altro. L'ho appena usato ed è fantastico, sa di cocco. Niente, qui c'è scritto esfoliante profumato per il corpo, per una pelle liscia e luminosa. Elimina dolcemente le cellule morte della pelle, adatto ad ogni tipo di pelle. Devo dire che i granuli sono un po' grossini. I granuli sono un po' grossini, ma perché ci sono i pezzettini di cocco dentro. Però è davvero delicato. Io non ho
avuto problemi di arrossamenti vari e io ho la pelle davvero delicata. Questi sono gli acquisti che ho fatto da H&M. Poi, quando mi sono vista sabato pomeriggio con Betty in Aurora Regel 13, a cui mando un bacio e saluto e ringrazio, e anche con Cavallo Goloso, non Cavallo Goloso, Cavallo Cosmetico, mi confondo con la pagina di Facebook. Siamo andati alla Coin, eravamo andate per vedere un po' lo standing lot e vi lascio da qualche parte il video dell'incontro, un piccolo breve video, e vi volevo dire questa cosa qui. Praticamente ho chiesto alla commessa un po' come funzionava e se era vera la storia che non si potevano acquistare le cialdine singole se non si fosse dimostrato che si possiede appunto una palette originale Inglot. La commessa mi ha detto che in realtà è così, ma per le prime settimane, anche per il primo mese, questa politica non verrà attuata. Quindi in realtà si possono acquistare solo per adesso le cialdine senza anche magari far vedere e dimostrare che sia una palette normale. Quindi basterebbe avere una palette magnetica vuota e acquistare le cialdine che sono strascriventi. E niente, non mi ricordo quanto costano le cialdine. Comunque sul sito della Inglot dovrebbe esserci scritto tutto. Allora, ci siamo fatti un giretto alla Coin e io ho preso allo stand Essence, ovviamente la Euro che era esaurita. Però ho visto la linea My Skin che desideravo da tanto. Volevo prendere le salviettine, quelle al cetriolo, struccanti, il cetriolo struccanti che aveva consigliato Serena, ma non so perché poi alla fine non le ho prese, cioè so perché non le ho prese, non avevo tanti soldi e quindi mi sono dovuta limitare. Alla fine ho preso solo la crema, questa è la All Day Mattify Skin, quindi la crema mattificante, crema opacizzante viso. Qua c'è scritto pelle normale o è mista. È un'emulsione molto leggera, contiene attivi opacizzanti a lungo termine, bla 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 bla. L'ho provata prima e mi piace da impazzire, mi piace tanto. Io ho una pelle normale, ed è questo barattolino qui con la cremina rosa. Si asciuga in un nanosecondo, devo dire. E sono 50 ml di prodotto e costa una fesseria, mi sembra 2,40. Quindi secondo me è un vero affare. A parte questo c'era l'acqua profumata che però non ho preso. Poi allo stand Catrice, a parte che avrei voluto prendere un sacco di cose, ma sempre non avevo soldi, ho preso l'unica cosa perché volevo un rossettino, perché sapete che ho la passione per i rossetti. Ho preso questo rossettino qui della linea Ultimate Color ed è... Dicevo, papà, puoi scendere da qua? Ok. Dicevo, è l'Ultimate Color 020 ed è questo colore qui che tra l'altro mi avete visto indossare nel video che ha messo online, quella disgrazieta di cavallo che ho provato in mezzo alla strada. Comunque e questo colore qui, questo nude, però leggermente un po' più evidente di un nude. E vi faccio vedere questo colore qui, molto bello, ricorda in effetti, oh mio Dio, ricorda in effetti il 248 di Kiko? Dopo lo confronto e ve lo dico. Un attimino vi faccio vedere il confronto tra il 389 di Kiko, che è questo qui, con quello di Catrice. Sono diversi, meno male.
Ed ecco lo swatch di quello di Kiko e questo quello di Catrice. Bene, bene, sono felice perché mi era appena venuto un mezzo infarto. Allora, passiamo a tutti i prezzi. Allora, il rossettino Catrice, non mi ricordo com'è che hanno detto che si dice, Catrice. Costa 4,99 euro, invece la crema 2,49 euro. Poi, allora, il correttore di H&M costa 4,95 euro. Questo smaltino qui della linea di Hello Kitty era un sconto e l'ho pagato 1 euro rispetto ai 2,95 di partenza. Invece questo arancione qui l'ho pagato 2,95 euro e dovrebbe essere il numero 38, orange comunque. Il gloss invece l'ho pagato 1,95 euro. Allora, passiamo invece adesso agli accessori che ho preso da H&M e Telly Whale, una cosa simile. Allora, da H&M ho preso questo set di orecchini, non scontato però, che è venuto praticamente 4,95 euro. Ci sono queste pallucce dorate, questi qui, sempre hanno tutti appunto questo verde acqua molto molto chiaro. Poi ci sono questi pendenti e poi ci sono questa specie di bottoncini, sempre verde acqua, tutti con le farfalline e poi i gommini dietro. Devo dire che per 4,95 euro ho fatto un affare in ogni caso. Abbinato a questo set c'era l'anello ed è questo qui. Io ho preso la M perché è per il medio. Sì, è un po' grande per la mia manina, ma non fa niente, mi piaceva troppo. Ed è fatto così, è questo topazio che è in bagno, che sta facendo le sue cosine. Ed è davvero bello, l'ha visto mia mamma e se lo vuole prendere. Poi, da Accessorize, a proposito, ho fatto un saltino. Sabato, quando erano iniziati i saldi, e non ho preso niente di che se non uno slippino. Se volete, ve lo faccio vedere. Comunque, è un semplice slippino così con tutte le balze, bello con tutti i cuoricini che io adoro. E questo costava 9,90 euro e l'ho pagato 5. O 4,50 o 5,20, una cosa simile. E poi ho preso un anellino che era la cassa e che costava 3,90 euro ed è questo anello maculato, perché mi manca solo l'anello maculato, per il resto c'ho orecchini, collane, eccetera, eccetera. Poi ecco, vi faccio vedere il negozio, Telly Whale. Ho preso un anello pagato 3,95 euro e ovviamente non poteva che non rappresentare una farfalla. Ed è questo anello qui con quattro brillantini al centro, questa farfalla dorata, e poi c'è questa farfalla con tutti i bordini, che è tra un salmone e un rosa pastello. Davvero bellissimo quest'anello. Mi mancava una farfalla dorata. E questa l'ho pagata scontata 1,95 euro rispetto ai 3,95 euro. Invece, cos'è sta cosa? Non lo so. Basta. Questi sono gli accessori. Ah, ecco, vi faccio vedere. Non ricordo quando è stato. Venerdì sera, ecco, siamo andati a Trastevere, zona bellissima che io non avevo mai visto, non mi ero mai trovata a visitarlo. E c'erano ovviamente tutte le bancarelle. Abbiamo trovato una bancarella di orecchini
di un, non so, pakistano, non so, di che nazionalità fosse il signore, ci ho lasciato il cuore perché gli orecchini erano tutti fantastici e alla fine ho preso tutti orecchini molto delicati, devo dire, scherzo, molto pacchiani. E io non sapevo quale scegliere, alla fine ho scelto questi qui che sono viola, ma assurdo, ho preso tutti, ah no, ecco, sono tonalità di verde acqua diverse, e sono questi qui, viola e turchese, perché a voi sembra un po' più chiaro, e praticamente erano, c'erano degli orecchini un po' pacchiani, nel senso potevano essere come questi qui, oppure questi qui, oppure questi qui, erano molto simili. Io poi ho questi blu super mega giganti, bellissimi questi, da impazzire. E questi costavano 5 euro, ma dato che eravamo in 4 a 4 ragazze, ce li ha fatti pagare 4,50 euro l'uno. Quindi davvero belli. Questi sono tutti gli accessori che ho preso. Sì, non ho preso nient'altro di accessori. Ah, sono passata da Tezenis, ho preso un costumino. Spinta anche da Matteo, che mi ha detto: sì, questo è il genere tuo. E non immaginavo che fosse il genere mio, però in effetti è un po' il genere mio. Voi vi starete chiedendo: ma di che cosa stai parlando? Di una fantasia di ecco, di un costume. Ed è praticamente questo qui, verde smeraldo e a pois, così. C'erano diverse c'è, cioè, per esempio questo qui a triangolo con le coppette, quello a triangolo con le coppe vere e proprie, quello a fascia e un altro modello di cui non ricordo. E poi vabbè, lo slip è semplice, ho preso questo qui. Semplicissimo, entrambi i pezzi costavano 9,90 euro. Questi li ho presi venerdì quando non c'era, questo l'ho preso venerdì quando non c'erano ancora i saldi. E a quanto pare anche double face, nel senso, comunque staremo a vedere. Questo è tutto, passo adesso ai vestiti e faccio subito, subito, subito. Allora, sabato mattina mi sono trovata praticamente a fare shopping in giro per Roma da sola, dalle 2 meno 20 più o meno alle 4 ho girato appunto per via del Corso da sola. Sono passata a prendere delle cosine che avevo visto il venerdì. Sono passata da ProMode e dovevo lasciato praticamente un toppino bellissimo che poi ho preso, ed è questo qui. Così. Ovviamente con le farfalle, ecco, non poteva non essere con le farfalle, con i nastrini in raso, questo fatto così, e poi tutte le farfalline qui con i fiori, davvero bellissimo. Questo costava 36,95 euro, l'ho pagato 29,56 euro. Davvero indossato è qualcosa di veramente carino, ma proprio tanto. Poi da Telly Whale, Telly questa cosa qui, ho preso due cinturine che venivano vendute assieme, e sono queste due cinturine qui, questo rosa qui e questa bianca. Molto carine, semplici, niente di che. E queste le ho pagate una fesseria, roba di 2 euro, pochissimo proprio.
E sempre nello stesso negozio ho preso un vestitino, che poi è il vestitino che indosso nel video, sempre dell'incontro con Cavallo e Betty. Ed è praticamente, io l'ho rotto, nel senso mi si è staccato il bottoncino della bretellina, quindi sarà un po' difficile farvelo vedere. Comunque è così, molto semplice, di lino, così, un po' a tubino con questa cintura in vita. È davvero bello, comodo, mi piace tanto. E tra l'altro volevo salutare la ragazza che mi ha intravisto mentre uscivo dal camerino e entrava lei, a saperlo come le ho scritto. Avremmo fatto shopping insieme dato che ero da sola, però vabbè, pazienza e ti saluto. Poi sono andata da H&M. Allora, lì praticamente avevo lasciato un sacco di cose che mi piacevano, ma devono aver spostato quello che cercavo io, che avevo visto io, da un piano all'altro. Infatti, io sono andata direttamente al secondo e terzo piano. E mi sono diretta dove avevo visto quello che mi interessava. Ho preso, vabbè, una canotta semplice bianca, di quelle così, con la spallina così. E questa qui non era scontata perché costava già, mi sembra, 2,95 euro, una cosa simile. Poi ho preso una casacca che ho visto nel video di Alessandra, però lei ha acquistato il vestitino a pantaloncino che ha un nome particolare in realtà, ma adesso mi sfugge il nome del modello. Comunque è questa casacca qui in stile animal, salmone e marrone. È praticamente così, molto bella. È fantastica una volta indossata, con una bella cinturina qui ha i bottoni fin qui, ed è davvero, ah no, ecco, i bottoni arrivano fino alla fine. E questa l'ho pagata 7 euro e costava 20 euro. C'era anche panna, non mi ricordo se era un panna in marrone oppure un rosa chiaro 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 e un marrone. Li volevo prendere tutte e due, però non so perché, ho visto il prezzo di partenza e dimenticandomi dei saldi, e ho preso alla fine solo questo. Va bene, sono scema, lo so, me ne sono accorta alla cassa, ma oramai salire e abbandonare la cassa mi sembrava proprio da stupidi. E niente, questo. Poi ho preso questo vestitino che è praticamente qui sotto. Un vestitino semplice di cotone color bordeaux, ed è così, un semplice vestito di cotone, c'era anche marrone, beige e bianco. Questo è piuttosto corto, però è semplice, poi magari lo si può arricchire con qualcos'altro. Sempre da H&M ho preso un vestito, cioè una camicia, una camiciola a vestito, quella che si portano adesso, color beige, ed è praticamente questo qui, questo vestito qui, questa super mega camiciola, così con la ripresa qui e la taschina, davvero bellissima, pagata 10 euro. Mi è piaciuto tanto, e dietro poi c'ha la pants e anche qui questa pure arricchita con una bella cintura in vita, può essere sfiziosa, mi piace. Infine ho preso un vestitino che praticamente hanno tutte, e ho visto che ce l'ha anche Clio, ed è praticamente il vestito salmonato con le farfalle, ed è questo qui. Bellissimo, non potevo non prenderlo io, e questo non era saldo e costava 24,95 euro. Infine vi faccio vedere delle scarpine, dei sandali che ho preso nella zona di San Giovanni,
Pagati 9,60 euro e sono questi qui, rosa, e poi sono fatti così. Sono davvero bellissime, bellissimi e comodi. Questo è tutto. Questi sono i miei acquisti, saldi, nei saldi e non saldi. Spero di esservi stata utile. Volevo ringraziare ancora Betty e ovviamente Cavallo. Saluto tutte le romane, adoro la vostra città. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutte e ciao!